farà il quadro per i prossimi giorni. Intanto però andiamo a Milano, ma lo facciamo per altro, non che non faccia caldo in questi giorni, anzi, ma perché ci sono state le celebrazioni dell'Independence Day americano. Una festa tutta a stelle e strisce in un angolo di Milano trasformato in un angolo d'America in occasione della J4 Milan Festival, con la sua Statua della Libertà realizzata con i packaging alimentari riciclati, ma soprattutto con gli odori e i sapori d'oltreoceano. Dall'hot dog originale, wurstel e mostarda, alle piramidi di hamburger fino ai 1000 variopinti cupcake. In cosa si distingue il pollo fritto americano da un pollo qualunque italiano fritto? Anche i macchinari, perché i macchinari sono opposti a quelli americani. Vengono, come lo scriviamo lì, praticamente viene fritto a pressione. A pressione cosa vuol dire? Che l'olio, a differenza di una friggitrice normale, che l'olio entrerebbe dentro nella carne, friggendolo a pressione, l'olio serve solo per creare questa croccantezza all'esterno del pollo. Un vero hamburger americano è fatto con. Con una carne buona americana, tipo Black Angus, che la stiamo vendendo. E tutto alla fine tiene gli ingredienti, basta cucinarli con cura e avere un po' di fantasia, esatto. La festa è fuori e dentro allo stadio Vigorelli che nel giorno dell'Independence Day ospita la 35esima finale tutta italiana di Super Bowl, Siemens Milano contro Panthers Parma, con tanto di cheerleaders e tifo sfrenato. Una giornata di festa tutta americana, ma in un angolo di Milano che è diventato americano oggi. Sì, 4 luglio è 239 anni della indipendenza degli Stati Uniti d'America. Io sono molto orgoglioso di essere qui a Milano come console generale per celebrare con tutti i tifosi di football americano. E nell'anno di Expo l'iniziativa benefica organizzata per l'occasione riguarda proprio le allergie alimentari, con una raccolta fondi a favore di BAM, Bimbi Allergici a Milano Onlus. Diletta Giuffrida, Sky TG24, Milano. Milano fa caldo, Torino anche.